Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con il calcio, dunque secondo abitudine, doppio allenamento del mercoledì per la Lucchese di Galderisi. La formazione rossonera sta preparando la trasferta di domenica prossimo alle 14.30 sul campo della Lupa Roma. La partita, ricordiamo, si giocherà all'Olindo Galli di Tivoli. All'andata, le immagini si riferiscono proprio a quel match, al Porte Elise, era il 9 ottobre, la gara non ebbe storia. I rossoneri si imposero 4-0, chiudendo di fatto il match già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alle reti che stiamo rivedendo in rapida successione nell'ordine segnate da De Feo, Terrani e Forte. Nella ripresa poi Leo Martinez fissò il punteggio sul 4-0. Per quanto riguarda invece lo schieramento da opporre ai capitolini, di certo c'è il rientro di Bruccini e Mingazzini in mediana, ma non va escluso che Galderisi valuti altre novità, come l'inserimento di Raffini al centro dell'attacco per dare maggiore consistenza all'attacco di una squadra che, ricordiamo, non segna da 3 partite, e anche di Tavanti sulla fascia destra, dando fiato magari a uno tra Cecchini e Merlonghi, parsi un po' sulla corda nel match anche giocato contro il Pontedera. Prima di passare al punto sul campionato di eccellenza, per quanto riguarda gli squalificati di Serie D, vi ricordiamo che sono stati fermati per una giornata l'allenatore Pagliuca e il calciatore Verdi, entrambi del Real Forte Querceta. E siamo al punto sul campionato di Serie D, dove c'è stata la riscossa del Pietrasanta, Seravezza che continua a tallonare la capolista, mentre il Camaiore non è andato oltre lo 0-0 interno. Scusate l'anticipo e non il ritardo come nel celebre film del grande Massimo Troisi, ma il campionato di eccellenza va di fretta. La 22esima giornata, ad 8 dalla fine, ha ribadito che i giochi sono ancora tutti da fare, sia in testa che in coda. Il Camaiore cercava punti pesanti nella gara interna con il San Gimignano, formazione tranquilla, ma che aspira ad un posto nei playoff, che significa quarto o quinto posto. Ne è scaturita una partita nella quale il Blomaranto ci hanno provato, ma dove hanno confermato le loro difficoltà in fase offensiva. Peccato, perché un successo avrebbe consentito di accorciare sulle squadre che stanno davanti, riaccendendo concrete chance di salvezza diretta. Torna a sperare anche il Pietrasanta, Corsaro in modo convincente sul campo dei Gambassi, dove l'11 di Ceccomori si è imposto con un perentorio 3-0. Nessun problema per il Seravezza di Vangioni, che regola 2-0 il Castel Fiorentino e rimane a 2 punti dalla capolista Roselle, che a sua volta liquida con identico punteggio il Cecina. La classifica conferma quanto dicevamo, ovvero tutto è ancora possibile, anche se davanti la lotta per la promozione in D è una questione a 3 e dietro si è complicata la situazione del Ponte Buggianese, mentre Pietrasanta e Camaiore possono ancora sperare, anche se 6 e 7 punti da recuperare non sono pochi. Domenica prossima, la 23esima giornata, vedrà le 3 versiliesi tutte in trasferta. Seravezza Cecina sul campo di una squadra affamata di punti salvezza, con Roselle a San Gimignano. Pietrasanta a Piombino, posto ai nerazzurri, terza forza del torneo, e Camaiore di scena a Castel Fiorentino sul terreno di una formazione tutt'altro che tranquilla. Altri 90 minuti che forse non saranno decisivi, ma d'ora in poi ogni giornata può dare la svolta e indirizzare il destino del campionato. La pallavolo si gioca per la Final Four al Palasport di Camaiore. La pallavolo Massa ospita il Prata Pordenone venerdì ore 20:30 per vincere ed approdare alla finale a 4, che il prossimo aprile assegnerà la Coppa Italia di pallavolo di Serie B, un titolo prestigioso che Massa ha già vinto e proprio nell'anno della bellissima promozione in A2 che tutti i tifosi apuani certamente non hanno dimenticato. La pugilistica lucchese si è piazzata al 16° posto assoluto su un totale di circa 1000 palestre affiliate in tutta la penisola, 4° posto per quanto riguarda la Toscana, dietro alla box Mugello che si piazza 4ª assoluta in Italia, la Livorno box Salvemini 5ª assoluta e la pugilistica carrarese, che precede peraltro la pugilistica lucchese di una sola posizione al 15° posto, ma con 3 soli punti di scarto, 1824 contro 1821. Quindi la pugilistica lucchese, come suol dirsi, ha tenuto la posizione, visto che lo scorso anno era 15°. Una notizia di ciclismo prima di passare al servizio sull'Elsgate: a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, l'organico della conceria Zabri Fanini si va completando a rinforzare la squadra. Infatti è arrivata la giovane e promettente atleta ucraina Victoria Melnichuk, atleta dell'Est residente a Kiev e al suo primo anno da elite. E andiamo dunque a commentare lo spettacolare Elsgate 2017. Graham Jervis torna sul trono di Hellsgate, l'impero dell'inferno che era già stato suo per 4 anni, dal 2011 al 2014. L'inglese torna così al vertice della competizione che lo ha lanciato nell'Olimpo della più cruda delle specialità del fuoristrada. Il fuoriclasse inglese ha consumato così la vendetta ai danni del sudafricano Wade Young, che aveva vinto l'edizione dello scorso anno, ma non è stata una gara scontata, è stato un confronto eccellente tra due campioni riconosciuti e dotati di un enorme talento.
Ciò è bastato per catalizzare l'attenzione e la passione del pubblico accorso sulle pendici del Ciocco per essere testimone di un'edizione eccezionale dell'evento di Fabio Devil Fasola. Wade Young ha concluso la sua seconda partecipazione al terzo posto, sopravanzato anche dal connazionale Travis Tisdale, che invece era al debutto e che ha dimostrato di possedere un grande talento. Young non è stato del tutto aiutato dalla fortuna, causa lo stop per un cambio di pneumatico. Nel finale il giovane sudafricano è riuscito a risalire sino al terzo posto, comunque a circa un minuto dalla seconda posizione di Tisdale. Quarto posto per Mario Roman, che non riesce così a completare la strepitosa serie di podi e che è l'ultimo dei piloti a pieni giri. Quinto posto per l'austriaco Philipp Bertl, l'ultimo degli scampati alla durissima selezione. Diego Nicoletti è stato ancora una volta il primo degli italiani, riducibile per un soffio non nei cinque finalisti. Infine la nuova formula di Hellsgate Metzeler, inaugurata lo scorso anno e ulteriormente migliorata con l'introduzione di uno spettacolare settore naturale adiacente all'ormai storica arena Hellsgate, che ha riscontrato il fattore del folto pubblico presente. Appuntamento con la Porta dell'Inferno, rimandato alla 15ª edizione, in programma nel febbraio del 2018. L'appuntamento quotidiano con il Ciocco Story, siamo al 1994, 17ª edizione, che fu vinta da Piero Longhi e Fabrizia Pons su Toyota Celica ST195. Si trattò del primo successo dei tre complessivamente all'attivo al Ciocco per il bravo pilota piemontese di Borgo Manero, poi due volte campione italiano nel 2000 e nel 2005. Incoraggiante debutto in azzurro per Francesca Pellegrini, parliamo di ginnastica ritmica, capitana della nazionale juniores 10 clavette, che si è classificata al sesto posto al Grand Prix Alina Kabayeva Champions Cup Gazprom di ginnastica ritmica, andato in scena a Mosca lo scorso weekend. Ricordiamo che Francesca Pellegrini è un'atleta della Raffaello Motto Viareggio. Organizzata dalla Puliti, si è svolta a Lucca la seconda prova del trittico medicio di Sciabola, riservata a giovanissimi, prime lame esordienti. La manifestazione, intitolata un omaggio a Puccini, si è tenuta alla palestra Donaldo Medi San Leonardo in Treponzio. Il trofeo è stato conquistato dal club lucchese, che ha superato i livornesi della Fides e i genovesi di Voltri. Qui vediamo una bella foto d'assieme anche con il presidente Lioniero del Maschio. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa, TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.